I nodi stanno arrivando tutti al pettine. Purtroppo, per troppi anni è stata nascosta la testa sotto la sabbia e adesso la provincia, depotenziata dal governo Renzi, si ritrova senza soldi, con esubero di personale, con la necessità di tagliare il suo sostegno economico alla Sabina Universitas. La situazione è davvero drammatica. La provincia di Rieti è in grande emergenza. Senza i fondi dello Stato non riesce ad essere più il socio di maggioranza dell'Università di Rieti. Ha chiesto aiuto ai comuni del territorio che a loro volta hanno detto di stare addirittura peggio. Ci stiamo lavorando, ha osservato il vicepresidente dell'amministrazione provinciale Enzo Antonacci. Speriamo di poter entrare con progetti mirati nei nuovi GAL regionali. Ma è proprio la regione che nicchia i sindacati della funzione pubblica, hanno appena scritto una lettera aperta. Siamo venuti a conoscenza, hanno detto, che Lupi ha inviato a tutte le province una bozza di decreto delibera per procedere all'individuazione del personale da porre in esubero. La notizia pervenuta a queste organizzazioni sindacali è stata confermata anche dal dirigente del primo settore. Ad oggi, di fatto, hanno continuato i sindacati, la Regione Lazio non ha ancora adottato nessun atto per ridefinire le funzioni da attribuire alle province. Per le inadempienze della Regione Lazio abbiamo promosso una manifestazione di protesta sotto la Regione Lazio, a cui ha partecipato oltre il 70% dei dipendenti, alcuni dirigenti ed il vicepresidente della provincia di Rieti. Regione parlamentari comprenderanno che allo stato attuale, mancando elementi fondamentali come la ridefinizione delle competenze regionali, qualsiasi atto posto in essere per aderire alle infelici iniziative del Lupi per individuare eccedenze di personale aprirà un contenzioso che graverà sulle già bistrattate casse provinciali.